La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. 25 aprile è festa della liberazione. Per la prima volta in 75 anni nessuna manifestazione di piazza a causa dell'emergenza coronavirus. Ma qualche breve e sobria celebrazione istituzionale si è comunque svolta. Questa è Pescara. Una cerimonia discreta, sobria, riservata. Abbiamo invitato soltanto 3 associazioni combattentistiche e d'arma. Era importante farlo per questa manifestazione perché è la manifestazione che ricorda a tutti il sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto e si sono immolati per la libertà. È un momento significativo della nostra nazione, ma non soltanto della nostra nazione, perché noi non possiamo non ricordare che tanti giovani da tanti paesi del mondo sono venuti a combattere qui in Italia e lo testimoniano i tanti cimiteri che ci sono e che oggi purtroppo non possono essere visitati, però era importante ricordarlo di fronte al comune. E questo è Lanciano. Lanciano è la città medaglia d'oro al valor militare e quindi non potevamo ridurre questa manifestazione a un collegamento streaming e basta. È un sentimento forte di questa città che ha radici democratiche fortissime. Ricordo a tutti che siamo stati la seconda città a reagire ai nazifascisti dopo Napoli e da qui è partita quella grande storie che la Brigata Maiella da questo territorio, parlo anche come presidente della provincia ovviamente perché noi siamo la provincia forse che più ha dato alla resistenza e quindi non potevamo fare cose minime, abbiamo voluto fare come se fossero presenti tutti i cittadini, le associazioni combattentistiche che saluto. Ed ecco San Salvo. A Taranta Peligna si è celebrata la sconfitta dei nazifascisti presso il sacrario della Brigata Maiella, gruppo partigiano abruzzese fondamentale per la liberazione della nostra regione, ma anche per quella delle Marche e dell'Emilia-Romagna.